Salve a tutti, io sono Spina e bentornati su Minecraft nella nostra avventura di Farming Valley. Oggi, finalmente, come vedete in alto, ho racimolato un bel po' di soldini anche grazie alla farm di pesca che abbiamo costruito nello scorso episodio. E oggi finalmente costruiremo uno degli edifici nuovi. Che è successo? Oddio, allora, dunque... finalmente il grano era cresciuto. Quindi ho detto, ok, prima di raccoglierlo farò vedere ai ragazzi che finalmente, dopo 20 anni, questo maledettissimo grano è cresciuto. Il problema è che l'ho lasciato un giorno in più senza raccoglierlo e adesso è tutto rotto. Ma che è successo? Porca miseria. Cioè, non mi dire che ho buttato praticamente tutto il grano. Allora, devo entrare dentro innanzitutto per prendere la falce. Eccola qua. E dopodiché devo prendere anche i materiali che ci serviranno per costruire il nuovo edificio che ho già adocchiato. Allora, ne prendiamo 1, 2, 3, 4. Dovrebbero bastare. Prendiamone 5, non si sa mai. E dovrebbe bastare un solo stack di legno. Ecco qui. Allora, l'edificio che ho preso in considerazione è anche quello che al momento costa un pochino di meno. Quello che costa di meno in assoluto è l'isolotto della dea, una cosa del genere. Come si fa? Ah, così. Mentre invece il secondo è il negozio del fabbro, che ci serve assolutamente perché, ecco, come vedete... No! Cioè, non si può raccogliere? Ok, va bene, come non detto. Ma se faccio così che succede? Ah, non mi dà niente. Benissimo. Che bello. Ho lavorato tutto questo tempo e la maggior parte del raccolto è da buttare. Io amo Farming Valley, veramente. Che bello, vabbè, lasciamo perdere, facciamo finta di niente. Quindi, perché stavo dicendo proprio il gabbiotto... Vieni qua, Yulif. Perché proprio... Oh, ma mannaggia. Perché stavo dicendo, come avete visto, anche la mia falce si è appena rotta e l'unico che può aggiustarla è proprio il fabbro. Quindi adesso prenderemo, eccolo qua, blacksmith. Costa 9.000 e servono 32 di legno più 248 di pietra che io ho. Quindi adesso prendiamo il progettino. Eccolo qua. Ce l'abbiamo qui, eccolo qui il bel progettino. E ho anche, fermati Yulif, e ho anche preso, mi sono anche anticipata un pochino, sto schifo, lo devo pulire, madonna mia, per... Che ci fa Yulif lì? Non si è mai allontanato così tanto? È sparito, vabbè, fa niente. Comunque... è oltretutto nella direzione giusta perché ho svuotato un pochino il luogo in cui andremo a costruire il gabbiotto del blacksmith, sperando che sia sufficiente. Vorrei sfruttare anche questa zona qui, che è quella tra casa di Lion e casa mia, perché al momento è completamente vuota e tutto il resto del villaggio praticamente sta sorgendo sull'altra sponda e anche su quella laterale. Vorrei sfruttare anche un pochino questa zona qui anche per creare un maggior collegamento tra casa di Lion e casa mia, e quindi ho scelto questa zona qua. Però non è l'unica cosa che faremo oggi, infatti se avete visto c'è anche una zona un pochino più sgombera in quel lato e c'è anche uno dei protagonisti che ci interessano. Ma iniziamo col vedere com'è questo gabbiotto del blacksmith. Ah, non è grande, ma è carino, che carino. Allora proviamo a vedere se è così. Carino, ok, lo possiamo fare anche un po' più indietro. Proviamo così, vediamo. È molto carino, mi piace. In questa posizione qui magari giusto di un blocco più in qua. Quindi se normalmente lo mettiamo così, lo metteremo più così. Vediamo un po', perché vorrei evitare che si rovinino dei blocchi. Infatti così è molto meglio. Ok, ci siamo. La posizione mi sembra ideale, oltretutto è anche abbastanza semplice collegarlo al sentiero, quindi direi di andare così. Ok, ora dovrebbe arrivare Yulif, eccolo laggiù, dovrebbe arrivare per... Ok, ha iniziato a costruire, va bene. Ora, quello che dobbiamo fare, aspettate, fatemi mangiare un pochino. Oltretutto, wow,
Ci sarà della lava in questo cosino, va bene. Mi è avanzato anche un sacco di roba. Quello che dobbiamo fare è un recinto per i maiali. Perché, come avete visto, comunque noi stiamo. Ma che ci fa Yulifli? Allora, io ho sempre avuto il sospetto, in realtà, perché mi è capitato già una volta che Yulif stesse costruendo, ma fosse anche al negozio. Quindi credo che questo sia tipo uno sdoppiamento di Yulif che sta costruendo mentre è ancora al negozio. Giustamente è anche così che dovrebbe funzionare nell'eventualità in cui ci sono più giocatori nel mondo e tipo io decido di far costruire un edificio e gli altri giocatori non possono far costruire niente. Sarebbe un po' insensato. Quindi probabilmente Yulif è in due posti contemporaneamente. Wow! Anche se non ho mai visto Yulif arrivare fin qua giù. Lo sapete che è ra. Ma che. Yulif? Vabbè, ok, va bene. Allora, stavo dicendo. Quello che dobbiamo fare è creare un recinto per i maiali, perché pian piano noi stiamo cercando di ottenere nuovi animali, abbiamo già i polli, abbiamo già le mucche, ma abbiamo bisogno anche di altri animali. E per quest'oggi ho scelto di prendere i maiali, che secondo me sono molto molto carini. Ora, per quanto riguarda i maiali, ho deciso di utilizzare dei blocchi abbastanza semplici, niente di troppo complicato. Vorrei fare la struttura di base utilizzando un legno chiaro, quindi magari quello di quercia. Me ne serve un pochino in più, vediamo di fare così. Ecco, dovrebbe bastare in teoria. In caso mi tengo un altro stack. Questa pietra qui la mettiamo a posto perché non mi serve. Il tetto invece vorrei farlo di legno più scuro. E per questo motivo ho preso il Dark Oak, che secondo me fa un bel contrasto. Non so se mi basteranno queste fence di eucalipto. Eventualmente ne verrò a fare delle altre, però intanto iniziamo col creare la struttura. Dunque, per quanto riguarda la struttura, come avete visto, questa zona qui è un po' particolare perché è più allungata. La mia idea è quella di fare qui la casettina che ospiterà i maialini, mentre il recinto che permetterà loro di uscire fuori sarà più allungato verso la stradina. Ora, per quanto riguarda la struttura dell'edificio, vediamo un po' di togliere un altro pochino di terra. Prendiamo questa nuova pala, perché non ho contato che magari mi servirebbe un pochino di spazio in più. Quindi togliamo questa terra qui per allargarci un pochino, tanto non ci serve. Facciamo in questo modo qui. Ok, perfetto. Perché magari la casa potrebbe venire anche un pochino più, come dire, piegata verso un lato. Allora, per la casettina faremo qualcosa di molto semplice, tipo quelle che abbiamo fatto già adesso. Quindi utilizzando il legno, usando le fence come finestra e niente di troppo particolare. Quindi faremo una cosa del genere. Non troppo grande perché tanto non voglio, mettere chissà quanti animali all'interno. E faremo in questo modo qui, lasciando anche che ci sia una porta di due. Facciamo magari così, perché siccome qui c'è l'albero vorrei fare. Ecco, perfetto, così dovrebbe andare benissimo. E iniziamo col creare la struttura. Allora, per quanto riguarda le finestre, vorrei fare delle finestrelline che non siano troppo grandi. Vediamo un po'. Così effettivamente è un po' troppo grande, però dovrebbe andare abbastanza benino. Ah, Yulif sta tornando indietro. È completato anche il gabbiotto del blacksmith. Ok, perfetto. Direi di concludere un attimo la nostra casetta dei maiali. Dopodiché andiamo a vedere un pochino com'è il nuovo fabbro. Ok, perfetto. Direi che per quanto riguarda la struttura di base abbiamo completato. Ho usato le fence di eucalipto che mi sono bastate giuste giuste per fare le finestre. Mi sembra anche un ambiente abbastanza carino, luminoso, molto accogliente, quindi penso che ai nostri maialini piaccia. Però devo ancora fare le fence per creare il recinto esterno. Però sono veramente curiosa di vedere com'è venuto il gabbiottino, quindi direi di andare a vedere un pochino il nostro nuovo abitante. Allora, il gabbiottino è veramente carinissimo.
troppo carino Fabbro. Ovviamente il cartello è rotto come al solito, ma vabbè, la cosa non mi sorprende più di tanto. E andiamo a vedere un pochino. Lion? Lionio bello? Ma che è sta cosa? Cioè, no, fermi. Allora, ci ho visto male io o quello là dentro ha l'aspetto di Lion e si chiama Lionio bello? Cioè, è il Fabbro qui. Aspetta. Secondo. Oh, mamma mia. E qua c'è ancora Yulif. Yulif, ma hai rotto il Fabbro? Hai rotto il Fabbro? Perché, cioè, è Lion, ma mi hai rotto il Fabbro? Vabbè. Allora, vabbè, proviamo a parlarci, magari, non lo so che è successo. Magari col fatto che ho fatto entrare Lion nel mondo si è rotta la skin, però si chiama Lionio bello, vabbè. Se c'è un posto in cui preferirei essere oltre a qui è nel land. Ti ho parlato delle mie avventure lì. Oh, aspetta, ci siamo mai incontrati? Sono Danieru, il Fabbro. Hai bisogno di aiuto? Non so niente. Sai come aggiornare gli strumenti? Non so niente, vediamo. Non lo so, è mezzo rotto, però... Ma che è successo? Ok, non so cosa sia successo, ma il Lionio rotto mi ha fatto rompere completamente il gioco, me l'ha fatto chiudere, oltretutto adesso è anche sparito. Dov'è finito? Dov'è? Cioè, non c'è più. Lì dentro non c'è. È completamente si è rotto tutto. Ma senti, mi fai vedere una cosa un'altra volta? E te pareva. Cioè, io veramente, è insopportabile. Io comunque vi ho chiesto se dovevo punirlo, vendicarmi, cose del genere. Molti di voi ovviamente hanno detto di sì, però ho detto, vabbè, diamogli un'altra possibilità. Ma non si sopporta più, eh. Cioè, mi ha rotto... Vabbè, via. Lion! Sì. Sì, ma hai rotto tutto. Io? Tu, allora lì dentro il Fabbro, no? Hai presente il Fabbro? Sì. Non sì. Era un Fabbro, uh-huh. Doveva chiamare Daniel o qualcosa del genere. Si chiamava Lionio Bello. Lionio Bello, che bel nome. Bel nome, sì. A proposito, salve, cioè io t'ho chiamato, vabbè. Tu subito ti sei avvicinato, C'ho anche le bacche in mano. Bravo, non è che ci... Sì, bravo. Ma fino ad ora sono stato inscopribile. Ti volevo anche ammazzare il vero Yulioff per essere... Ma non l'ho fatto. Cioè, allora, vabbè, sì. Dovevo sospettare, uh-huh. Effettivamente sto secondo Yulioff mi puzzava. Però vabbè, uh-huh. Non era bello, perché oltretutto c'aveva pure il tuo aspetto. Eccolo qua, sto schifoso. No, a me io è baffuto, a me è brutto. Ma da te era bellissimo invece. Sì, bellissimo, appena ci parlo. Sì, appena ci parlo. Mi crasha tutto. No, mamma mia. Si può sapere che hai combinato? Beh, gli ho cambiato gli attributi, no? Per farlo diventare attributi, simile a me. Quindi adesso rompe belli. Ancora di più. No, è belli. Vabbè, te lo aggiusto, dai. Adesso minimo. Adesso te lo aggiusto. Minimo. Sì, te lo aggiusto. Vabbè. Tanto comunque questa volta aperte la fine non mi avevi scoperto, perché tu vuoi dire quanto vuoi che ero sospetto, ma tanto per tutto il video io sono rimasto lì in giro e tu mi vedevi e dicevi, oh, che bello, c'è un Yulioff in più, No, scema. Non dicevo c'è uno Yulioff in più, perché a volte Yulioff si sposta, si sdoppia. Ho capito, certo. Il vero è che ti sei fatta fregare e punto. E adesso me ne vado pure. Ma tu sei insopportabile, non ti faccio entrare mai più. Ciao. Sono io che entro perché sono più furbo di te. Ciao. Io sono senza parole, veramente. Cioè, allora, io direi di finire qua la nostra recensione. Intanto ne approfittiamo. Finiamo la nostra recensione. Dopodiché io adesso veramente mi aspetto nei commenti che voi mi diciate, ok, basta, ha rotto le scatole, è un brutto fastidioso, fai questo per punirlo, perché è veramente insopportabile. A questo punto direi almeno di completare il recinto per i nostri maialini, che direi di mettere così, in questo modo non dovrebbero esserci troppi problemi. Lo facciamo anche bello grandicello, lo facciamo così, prendiamo anche il nostro cancelletto. E adesso dobbiamo attirare questo signorino. Tu mi guardi così? Cioè, io... No? No, ci vogliono le carote, che io al momento non ho.
Benissimo, però penso che almeno il nostro recinto per i maialini è completo. Ovviamente qui adesso speriamo che per la prossima volta ci sia il vero fabbro e non questo mostro che fa crashare. Io veramente non lo sopporto più. Ti odio, io ti odio, veramente, ti odio tantissimo. E niente, direi che per questo episodio è tutto. Vi ringrazio tantissimo per aver visto il video fin qui. Fatemi sapere come dobbiamo vendicarci verso questo mostro e quell'altro mostro, che poi è sempre lo stesso mostro. E noi ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao!